Eccola! Siediti! Eccomi! Bene! Ah, è già partita? No. Tu dici no, è già partita da mo'. Sì. Perfetto, buonasera a tutti! Siamo tornate! Eccola! Cosa facciamo oggi, mamma? Oggi seguo io lei, non lei me. Beh. Oggi facciamo uno strudel salato. Un'invenzione, il genio poi della famiglia sono io, a dire la verità. E di conseguenza seguiteci. Il genio è passato. Beh, vagamente. E seguiteci perché potrebbe essere uno spunto, visto che è un'invenzione per l'appunto, e non so se verrà uguale anche per le prossime volte, qualora io lo dovessi rifare. Vabbè. Sperando che la voce non vada via come l'altra volta. La voce non è l'audio. Comunque, allora, sostanzialmente bisogna preparare un impasto che noi abbiamo già preparato. Che lei ha già preparato. Mia mamma fa il pane in casa, se volete la ricetta è molto complicata. La ricetta del pane sul via. Vabbè, sarà molto normale. Ma questo qua non è un impasto tradizionale per lo strudel, perché ufficialmente ci va una sorta di sfoglia, ecco, allora, o pasta sfoglia. Quello che hai fatto l'altra volta com'era? Era una sfoglia con l'uovo. Va bene, allora, vi sono due versioni, quella più veloce, quella che ha fatto mia mamma, sì, l'altra ha fatto volta. Una prova l'altra sera, vai, di come hai fatto. È semplicemente una sfoglia come per fare le tagliatelle, per dire, cioè uova, farina, tutto l'elenco. Uova, farina, acqua, un po' d'olio e bicarbonato di limone per dargli quel frizzantino in più. Per tre persone hai usato, hai detto, 100 grammi di farina? 160. 160 grammi di farina. Un uovo. Tipo metà guscio di acqua e metà guscio, poco meno di metà guscio di olio. Non si esige più le quantità, un cucchiaio di farina, un guscio, mezzo guscio, due uova di farina. Avendo a disposizione e avendolo rotto a metà, dopo vai di gusci. Quindi mezzo guscio d'uovo di acqua e meno di mezzo guscio di olio. Meno di mezzo guscio. Sarà circa un cucchiaio di olio comunque. Potete fare così l'impasto, oppure se siete abili, capaci, avete una madre che fa il pane in casa, potete fare l'impasto del pane come ha fatto mamma. E semplicemente questo ha lievitato un giorno. Abbondante. Sì, ed è acqua e farina. Lievito madre. La ricetta del lievito madre c'è qua sul mio canale, magari ve la lascio linkata. Molto bene. Adesso vediamo come procedere. Allora, abbiamo deciso come ripieno di metterci melanzane e zucchine che abbiamo già cotto stamattina in forno. Poi cosa ci dobbiamo mettere? Prosciutto cotto. Bene. E qualche pomodorino se va. Non li ho messi a seccare un pochino. No, vabbè, pazienza. L'altra volta c'erano. Ah, formaggio naturalmente, grana. Parmigiano, delle noci? Possiamo mettere delle noci? Sì, ci stanno bene. Bene, cominciamo. Come spacchi le noci te? Allora, tagliere, noci, vabbè, prendiamo farina. È lì. È qui. Bravissima. Che farina hai utilizzato? A1 questa. A1. La farina A1. La1. Era un articolo quello che ho messo davanti. Spargiamo. Scusa, cosa sto dicendo? Dentro c'è, questo è zero, dentro c'è un po' di uno, un po' di zero, un po' di farro, l'integrale, non c'è più noce. Mettiamo questo qua. Qua. Stai riprendendo. Ma stai inquadrando qui, mamma? Certo. O stai inquadrando di qua? Io sto inquadrando le tue mani che stanno spacciugando della pasta. Che descrizione. Comunque a posto così, non devi maltrattarla, neanche spacciugare. Così, lasciala così, adesso ci diamo due vatte ragattine. Adesso.
come martello. Allora, vieni a finire di spaccare le ultime noci, che anche tu non sei male come spaccamento. Questa non va bene. Ma le schiaccio o le mangi? Le mangi. Oh. In questo strudel, nel quale ci dovrebbero essere anche le noci, ci sono le speranze delle noci. Speranza di incontrare un pezzetto di noce. Chi le trova è fortunato. A che? Cosa stai facendo? Tirlando. Le mie sapienti manine pirlano. Pirlano. Che faccio? Dai, mattarella. Grazie. Che poi mi vergogno anche. Che fai? Fai braccia, fai spalle. Vabbè, un braccio. Workout. Oh, Ciccina, staccati. Ok. Praticamente è una pizza, eh? Fate pure la sfoglia, questo qua probabilmente è un esperimento di quelli che rimangono nella memoria e non verranno più ripetuti. Qui abbiamo le pezzole. Questa qui non si può mettere, non... Ma dai! Tanto chi, deve, cioè, chi la vede va dentro. Sì, rattoppo il buco. Qua, di là. Oh signore, si perché. Ecco, ne è venuto un altro. Un po' di pane grattugiato perché assorbe l'umidità delle verdure. Amareggio. Sì, vabbè. Hai una botta. Allora, questa non so più. Io sono la sassaggiatrice. Coltello. Coltello. Quindi, strato di melanzane, strato di parmigiano, rasato di prosciutto cotto. Uh-huh. Aprilo. Apro. Molto bene. L'assistente mi assista. Mettiamo due? Sì, sì. Cioè, le mettiamo tutte. No. Aspetta un attimo che... Tiro via quello di un attimo. La cenina? Sì, ma anche la zucchina, pensavo venisse un po' più piccolo qua. Noce. Queste che sono rimaste indietro le mando io. Un po' di parmigiano. Considerate che qua siamo in Emilia, per cui il parmigiano è la cosa più buona del mondo. È la nostra mamma. Si chiude? Sì, direi che possiamo chiudere e stavolta volevo chiuderlo in questo modo. E soprattutto scarsa anche la salute. Ora lo devi prendere in braccio. Che non volevo si attaccasse troppo. Non abbiamo acceso il forno, è la cosa pronta. Il forno lo accendiamo? Sì, facciamo un 200 gradi per ora. 200 gradi, forno ventilato o... No, statico. Statico. E poi quanto l'hai tenuto l'altra volta? Comunque va bene... Non mi ricordo. Mi sembra almeno un 40 minuti. No, dai, meno perché è abbastanza sottile.
ridendo. Sì, taglio, tranquilla. Siamo? Comunque, approfittando che già ci sono dei buchi, facciamo ulteriori buchi, che è così. Esatto, non così paghi. Non è colpa nostra, è proprio si fa sì, così. Sì, si fa così, esatto. Perché così respira, si cuoce meglio. Ma sì, bisogna di avere, se no poi si alza troppo. Conclusione anche di questa puntata mamma e figlia. Ah, come ne siamo orgogliose. Beh, orgoglione. Siamo molto felici di aver fatto anche questo video. Noi se la volete... finiamo qua. No, se, abbiamo tirato fuori questo format, dobbiamo continuare all'infinito. No, anche no, cioè nel senso che poi madre natura avrà il sopravvento. Niente, vabbè, speriamo. Insomma, che avete visto video... cosa abbiamo fatto. Prego, prego. Noi siamo stati felici. Poi. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Sempre quello. Un commento. Qualsiasi cosa. Mandate anche un bigliettino d'auguri. Sì, se volete, sì. Un bigliettino d'auguri. E niente, speriamo che questa ricetta salata vi sia piaciuta. Se volete altre ricette salate, ditecelo. Se volete altre ricette dolci, ditecelo. Dicetecelo. E basta. Eccoci. A posto così. Siamo arrivate a conclusione e poi vi salutiamo. Adesso, anzi, è proprio il momento di salutare. Spengo. Vado. Dai. Ciao ciao. Sì. È la volta? Vuoi spegnere? Addio. Dai.